Che buongiorno, buongiorno a tutti. Cantate all'Eterno un canto nuovo, perché ha fatto meraviglie, la sua destra e il suo santo braccio gli hanno ottenuto salvezza. Oggi, dopo si finisce il culto e non ci sarà più il diretto su Facebook, chi ha il piacere, fermiamo a pregare per il conflitto tra Israele e tutti gli altri paesi arabi, per dire. E preghiamo non solo per Israele, ma tutti i civili e tutti gli innocenti e tutto questo conflitto che sembra che non finisce mai. Però è giusto pregare per questo, e come una chiesa vogliamo portare queste persone in preghiera. Quindi chi ha piacere, alla fine, quando si finisce, chi ha il piacere di fermarsi, preghiamo un attimo. Cantate all'Eterno un canto nuovo, perché ha fatto meraviglie, la sua destra e il suo santo braccio gli hanno ottenuto salvezza. Oggi siamo qui per lodare il nostro Signore e alleluia, nonostante tutti questi conflitti in questo mondo, che noi sappiamo che la nostra eternità si cambia tutto. Lodiamo il Signore. Cominciamo con inno numero 284, il tuo nome. Sorge il sole, offro a te la lode che sale al cielo per raggiungerti e lodare il nome tuo, il tuo nome. Sulla roccia
benedetto, sia glorificato fra tutte le genti, perché è il nome più prezioso che ci possa essere su tutta quanta la terra. Un nome prezioso, quello che hai dato al tuo figliolo Gesù, il quale risplende nella gloria tua, oh Signore, ed ha un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Grazie, Signore, per avercelo dato, perché eravamo senza un Salvatore, ma ora l'abbiamo. È il Salvatore Gesù. Amen. E non ce n'è nessun altro. Ti ringraziamo, Padre, fa che dovunque il nome tuo venga glorificato e innalzato, perché sappiamo veramente che non c'è altro nome qui sulla terra, anche se gli uomini si danno da fare, si sbracciano per innalzare altri nomi, ma ce n'è uno solo che è degno di lode, di gloria e di ringraziamento, ed è il nome tuo, Signore. Grazie, grazie. Apri i nostri cuori qui all'inizio di questo culto, che la tua parola vi penetri dentro e vi porti abbondante frutto. Nessuno di noi sia un uditore e poi dimentichevole, come se tutto fosse passato come l'acqua di un fiume che scorre, ma vogliamo glorificare sempre il tuo nome, chinare la nostra volontà davanti a te e glorificare sempre il tuo nome, che sia benedetto sempre e in eterno. Amen. Amen. Sì, Signore, veniamo a te con un cuore purificato dal tuo sangue prezioso. Ti vogliamo dare la gloria e l'onore che meriti. Sei il nostro grande Dio, sei un Dio perfetto, santo. Alleluia. Allora, siccome sei santo, Signore, vogliamo veramente venire davanti a te con un cuore purificato proprio dal sangue di Gesù, in modo che possiamo solo così avvicinarci al trono tuo, della tua grazia, per darti lode e gloria. Signore, veramente nella tua parola c'è detto che tutti devono lodare il tuo nome, e un giorno quando tornerai tutti dovranno inginocchiarsi davanti a te e riconoscerti che sei un Dio grande, sei l'unico Dio. È vero, come ha detto Enzo, che ci sono persone che adorano tanti altri dei, e a volte anche noi ci avviciniamo e magari pensiamo di avere altre cose, ma noi sappiamo che solo tu sei il Dio vivente, vero, e noi siamo i tuoi figli. Per questo veniamo davanti a te, ti diamo onore e gloria, ti lodiamo, Signore. Non vogliamo essere ripetitivi, ma vogliamo che la nostra lode sgorghi proprio dal nostro cuore e arrivi fino a te. Grazie a Gesù abbiamo la possibilità di arrivare fino a te e di stare davanti a te e veramente ammirarti e dirti che sei il più bello di tutti, sei meraviglioso, Signore. Amen. Potremmo innalzare l'inno Gloria al Signore, non mi ricordo se c'è un numero particolare. Gloria al Signore, forza potino. Non me lo ricordo adesso. Solo che in mente ora. Gloria all'Eterno, nostro Signore, gloria all'Eterno in cielo. Sì. Thank you.
che ci ha salvati, ci ha liberati dall'ira sua venire. Gloria all'Eterno, nostro Signore, gloria all'Eterno in cielo, che ci ha redenti col Salvatore, nostro Signor Gesù. Quando io vedo il sole apparire, mi fermo, adoro il suo creatore, e quando vedo il mare ondeggiare, confesso che in il Signore, e nel vedere le nubi che oscure coprono il cielo non c'è me timore, ma mi inginocchio e comincio a lodare, grazie Signore, grazie Signore. Quando vedo il mare ondeggiare, grato confesso che in il Signore, e nel vedere le nubi che scure coprono il cielo non c'è me timore, ma mi inginocchio e comincio a lodare, grazie Signore, grazie Signore. Gloria all'Eterno, nostro Signore, gloria all'Eterno in cielo, ci ha salvati, ci ha liberati dall'ira sua venire. Gloria all'Eterno, nostro Signore, gloria all'Eterno in cielo, che ci ha salvati col Salvatore, nostro Signor Gesù. Questi giorni di conferenza che abbiamo avuto, molto molto intensi, molto molto belli, e mi sono trovata spesso, mentre ascoltavo, a dire wow, com'è difficile. E mi sono trovata spesso a dover rianalizzare me stessa e rivalutare alcune cose di me, del mio carattere, di come mi comporto con gli altri, ed è difficile alle volte, molto difficile, anche ricalibrare se stessi è difficile, ma questo inno dice proprio questo, ci dà la soluzione nel ritornello, perché dice che è per lo spirito che possiamo cambiare, non è per noi, ma è per lo spirito di Dio, e a quel punto, quando sei lì che dici, ah, com'è difficile, com'è difficile, come faccio? Non ci devo pensare io. E quindi, oh, ok, ok. Però io devo pensare a lasciarlo entrare. Questo è quello che devo fare. E quindi è per lo spirito che noi possiamo cambiare e lo mettiamo tutto al presente, perché simile a lui il Signore ci può fare oggi. Già oggi ci può fare un po' più simile a lui se lo lasciamo entrare. E già oggi possiamo guardare nella sua parola e vedere noi come in uno specchio e vedere il suo viso al posto del nostro. E quindi io voglio davvero cantare questo inno chiedendo al Signore che possiamo veramente abbandonarci al suo spirito e lasciare che lui ci cambi, che ci renda simile a lui e che possiamo vedere il suo volto e non il nostro. Davanti a te starò,
sarò. Amen. Signore, vogliamo dirti grazie questa mattina, grazie per questa benedizione che abbiamo, questo privilegio di essere qui, Signore, di poterti adorare, portarti nella grande linea, Signore, perché abbiamo veramente bisogno di compassione, Signore, verso i piedi, di amore che tu puoi dare a ognuno, Signore, i nostri cuori. Proprio abbiamo cominciato con la salvezza, cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino, mentre è vicino. Oggi, Signore, è dentro di noi, il nostro cuore, la nostra mente, è più che vicino, è dentro, non è fuori, è dentro. Allora mi viene in mente queste parole perché sono parole molto importanti che penso che ognuno di noi qui presenti questa mattina abbiamo cercato il Signore. E ci siamo qui perché grazie a Lui. E ci siamo qui perché solo Lui poteva, può spingere i nostri passi di venire qui questa mattina. E molti di noi fanno la stessa cosa. Migliaia di persone oggi portano il Vangelo e vanno in chiesa la domenica mattina. Ma non perché sono religiosi, ma per fede. Per conoscere la tua parola sempre di più. Signore, questa è una grande benedizione perché la fede è una cosa meravigliosa, è un dono che tu ci hai dato, personale, è una cosa personale, una fede personale che ognuno di noi ha nel suo cuore, nella sua mente, nelle sue viscere. Signore, questo è importante per ognuno di noi. Allora mi viene in mente anche queste parole perché leggo in Isaia capitolo 55. Così sarà la mia parola che esce dalla mia bocca, essa non tornerà a me al vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente, ciò per cui l'ho mandato. Ebbene, Signore, che queste parole che ci guidano, queste parole che noi inalziamo quando siamo davanti a te, Signore, questi pensieri, non pensieri umani, ma pensieri spirituali, allora tu sei con noi, Signore. Perché i miei pensieri, Signore, è vero. I vostri pensieri non sono i miei pensieri, dice il Signore. Le vostre vie non sono le mie vie. Comprendete questo? È importante. Ma se siete con me, io vi mostrerò la via. E i vostri pensieri saranno i miei pensieri. Ma se non siete con me, i vostri pensieri non saranno i miei pensieri. Allora è importante ricordarsi che solo in Cristo Gesù possiamo arrivare, solo davanti a Lui. Cioè, Signore, ho bisogno di te questa mattina, oggi e per sempre. Signore, ti prego, aiutaci, aiutami a cambiare la mia vita, i miei passi, la mia via, come tu vuoi, Signore. Che sia fatto oggi a tua volontà, ad ognuno di noi, e non come vogliamo noi. Perché i nostri pensieri sono umani, e purtroppo ci sono. E tutti noi qui siamo persone umane, tutti noi abbiamo pensieri umani. Da prima all'ultimo, non possiamo dire no perché siamo ipocriti. Allora diciamo, Signore, grazie per il tuo amore, grazie perché veramente tu mi guidi come tu vuoi. Grazie, Padre, questa mattina, grazie per questa domenica, grazie per la tua benedizione. Nel nome di Gesù, amen. 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 Grazie, Padre, perché egoisticamente posso dire che se rimango nella tua parola, tu guarisci il mio cuore, le mie emozioni e il mio corpo. Grazie per questa bellezza. Camminare accanto a te. Amen. 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 Ci sono alcuni versetti del Salmo 85 che dicono, Signore, riguardo alla salvezza di Israele, o Signore, tu sei stato profondo dalla tua terra, hai ricondotto Giacobbe dalla deportazione. Io ascolterò quello che dirà Dio, il Signore, e gli parlerà di pace al suo popolo e ai suoi fedeli, purché non ritornino ad agire da stolti. La bontà e la verità si sono incontrate, la giustizia e la pace si sono baciate. La verità germoglia dalla terra e la giustizia guarda dal cielo. Signore, speriamo, questi versetti sono fantastici, per me sono, mi ristorano il cuore, nelle preghiere la sera sono le cose con cui, i versetti con cui mi addormento e che mi sveglio al mattino, Signore. Ti prego, Signore, che siano proprio veramente verità, che tocchino i cuori delle persone e che la stoltezza, Signore, venga tolta dalla tua giustizia e dalla tua salvezza, Signore. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.
bisogno che la tua gloria scenda qua, in questa sala, in mezzo a noi, col tuo Santo Spirito, che dia profusione di unzione. Abbiamo bisogno di continuità, di non distrarci, di non portare cose nostre. Signore, abbiamo bisogno che la lode che ti portiamo e l'adorazione scaturisca dal trono tuo, come il fiume che scende, ci inonda, e noi rimandiamo a te quello che la gloria tua ha fatto nei nostri cuori, portato una nuova adorazione, una nuova lode, una nuova, che noi ci possiamo veramente inchinare davanti a te, non lodarti dall'alto delle nostre capacità di lodarti o delle nostre preparazioni precedenti, ma che possiamo lodarti ispirati dal tuo Spirito, perché è lì che c'è la vera lode, la vera adorazione. Signore, vogliamo che questa Chiesa arrivi con sempre un'adorazione nuova portata da te. Questo è quello che io ti chiedo, insieme ai miei fratelli, alle mie sorelle, nel nome di Gesù, tuo figliolo. Grazie, amen. Thank you.
Grazie Gianni. Buongiorno. Buongiorno. Oggi mi rendo conto che ci sono le persone che non sono mai venuti da noi in questa chiesa, vero? Da parte di nome di, della chiesa La Promessa, un grandissimo benvenuto. Siamo molto contenti che siete insieme con noi, insieme a noi oggi. Questi giorni, da giovedì sera, vero Giorgia? Giovedì sera. c'era la conferenza con Lu Priolo, è stato un corso intensivo, un po' pesante, tante cose che forse tra una settimana posso sistemare, però è stato molto bello, e era anche bello vedere i pastori, persone delle diverse chiese. È stato anche un bel tempo di essere insieme con i nostri fratelli delle diverse chiese con cui lavoriamo insieme, serviamo il Signore insieme con UES e diverse attività. Oggi vorrei parlare, anche prima di venire Lu a questa conferenza, il Signore mi ha parlato di parlare su questo soggetto, il perdono e libertà. Settimana scorsa mia bellissima moglie Tamara ci ha parlato un po' sulla libertà e adesso vorrei approfondire anche un po' di più. Ma prima di tutto vorrei pregare. Signore Gesù, grazie per la tua parola. Abbiamo appena cantato che possiamo essere liberi e non dobbiamo più vivere in schiavitù. Siamo liberi. Parlaci oggi di nuovo, Signore. Aiutami a comunicare la tua parola e chiedo anche scusa per il mio italiano quando sbaglio e grazie che tu mi perdoni, Signore. Grazie per la tua parola, grazie per questa opportunità di essere insieme e grazie perché ancora tu puoi trasformare il mondo e le vite. In nome di Gesù Cristo. Amen. Oggi vorrei dare un'occhiata su un uomo importante del Nuovo Testamento, Simon Pietro. Cosa sappiamo di Pietro? Era un pescatore, era uno dei 12 discepoli originali e l'unico discepolo che sappiamo fosse sposato. Ogni tanto io ho dimenticato questa cosa, che era anche sposato. E già in agosto abbiamo dato uno sguardo alle molte volte in cui la fede di Pietro è stata messa alla prova da Gesù, quando gli è stato chiesto di venire e camminare sulle acque con Gesù. Pietro ha avuto una storia difficile. Diamo uno sguardo a uno dei momenti più inferiori, cioè momenti non così belli, della storia di Pietro, che si trova nel Vangelo di Luca, capitolo 22. Dopo averlo preso, Gesù, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Siccome avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno, anche Pietro si sedette in mezzo a loro. Vedutolo seduto presso la fiamma,
Una serva, fissandolo, disse: «Anche questi era con lui?» Ma egli negò, dicendo: «Donna, non lo conosco». Poco dopo, un altro lo vide e disse: «Anche tu sei di loro?» Ma Pietro rispose: «No, non lo sono. Passato circa un'ora, aveva tempo da pensare. Passato circa un'ora, un altro insisteva: «In verità, anche questo era con lui, e anche lui, un Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». In quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte». E uscito, pianse amaramente. Sì, questo è stato probabilmente uno dei momenti più tristi della vita di Pietro. Tradisce Gesù non una volta, non due, ma 3 volte. Ma questo incontro non è la fine della storia di Pietro. Abbiamo anche questo incontro tra Pietro e Gesù, dopo la resurrezione, che si trova nel Vangelo di Giovanni 21. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Pietro: «Simone de Giovanni, mi ami tu più di costoro? Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti amo». Gli disse: «Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo: «Simone di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti amo». Gli disse: «Pasci le mie pecorelle». Gli disse la terza volta: «Simone di Giovanni, mi ami?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: «Mi ami?» E gli disse: «Signore, tu sai tutto. Tu sai che ti amo». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecorelle». Non penso che sia una coincidenza che Gesù abbia chiesto a Pietro 3 volte se lo ama. Pietro avrebbe continuato a fare proprio come Gesù aveva ordinato e avrebbe costruito la chiesa primitiva. Quando Pietro scrisse la sua prima epistola, forse pensava a questo scambio con Gesù quando scrisse. 1 Pietro 4, versetto 8. «Soprattutto, abbiate amore intenso gli uni per gli altri». Perché? Perché? Perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Io credo che Pietro abbia pensato a quel momento con Gesù, quando ha scritto questo versetto, e probabilmente pianse amaramente di nuovo. Pietro era un uomo semplice, un uomo impulsivo, pieno di emozioni, difficile. Peccato che non c'è epistola scritta da sua moglie, sarebbe molto interessante, una telenovela. Un peccatore i cui peccati sono ampiamente documentati, poverino Pietro.
Ma alla fine era un uomo perdonato e liberato. La settimana scorsa Tammy ci ha spiegato cosa significa essere liberi in Cristo. Oggi vorrei fare un passo ulteriore per dire che la libertà è perdono. Libertà e perdono. Siamo liberi perché? Perché siamo perdonati. E non possiamo essere veramente liberi se non perdiamo gli altri. C.S. Lewis ha detto: tutti dicono che il perdono è una bella idea finché non hanno qualcosa da perdonare. Vero? Ok, ci siamo. Allora, il perdono è liberazione. Allora, qual è realmente il significato del perdono? Per un momento prova a dimenticare tutto ciò che hai sentito o pensato riguardo al perdono. Pensa a questa parola biblica, la parola in greca, aphesis, che significa in italiano liberazione, to be free in inglese. Ora per un momento, non renderlo più complicato di così, rilascia. Perdonare significa scegliere di prendere qualcuno che hai ritenuto in debito con risentimento e amarezza e liberarlo. Ma nel momento stesso in cui diciamo le parole devi perdonare, Laura tu devi perdonare, Mihai tu devi perdonare, Tamara, le risposte sono spesso le seguenti. No, scusa, questo. Ma non sai cosa mi ha fatto? Hanno mentito su di me ancora e ancora. Voleva distruggere la mia carriera e lo ha fatto. Non puoi immaginare l'inferno che ho passato. Se sapessi cosa ha fatto questo alla mia famiglia, saresti arrabbiato anche tu? Meritano di soffrire. Questi giorni abbiamo sentito questo tante volte, giusto? Come hanno fatto soffrire me? Glielo farò pagare. Mia figlia è stata violentata. Non è da perdonare quello. Come si può perdonare le persone che hanno messo gli ebrei ad Auschwitz? Ho subito abusi sessuali da parte di un prete. Come puoi perdonarlo? Non perdonerò mai quelle persone, mai. Il perdono è un nuovo modo di guardare gli altri. Io non dico che queste dette non sono emozioni, non sono cose difficili, veramente difficilissime. Il perdono è una prospettiva radicale e controculturale sulla vita. Se credi nel perdono, che Dio perdona anche se non è obbligato a farlo, e che avremo il miglior tipo di vita se tratteniamo le altre persone nella nostra vita con una presa allentata, allora vedrai le persone per quello che possono essere e cosa dovevano essere, piuttosto come sono adesso. Il perdono è un
una cosa veramente cristiana. Luca 6:37. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonare e vi sarà perdonato. Perdonare e vi sarà perdonato. Data e vi sarà dato. Vi sarà versata in senno buona misura. Pigiata, scossa traboccante, perché con la misura con cui misurate, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Matteo 6:14-15. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Colossesi 3, versetto 13. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi una vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, vestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Nel famoso capitolo sull'amore di 1 Corinzi 13, Riccardo e Sara dovete sapere dove si trova questa immagine. Questa c'era al matrimonio di Sara e Riccardo. E vedete, c'era scritto tutto questo versetto di capitolo di 1 Corinzi 13. Versetto 5 scrive: l'amore. Che possiamo dire, secondo me, l'amore è molto da fare con il perdono. Quindi un atto di amore, una scelta. Non si comporta in modo sconveniente. Non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male. Quella piccola frase merita un esame più attento. Non addebita il male. L'amore non tiene il punteggio, perché l'amore ha una brutta memoria. Trova il modo per dimenticare i peccati degli altri. Il perdono è difficile, in parte perché non lo comprendiamo correttamente. A questo punto è necessario chiarire alcune malintesi sul perdono. In un certo senso è più facile dire cosa non è il perdono piuttosto che cos'è. Questi malintesi sono importanti perché a volte, quando diciamo che non possiamo o non vogliamo perdonare, in realtà stiamo parlando di qualcosa di diverso dal perdono biblico. Vorrei elencare alcune cose che il perdono non significa. Perdono non significa fiducia. Questa c'era una cosa che ha sottolineato lui in questi giorni, ok? Quindi se qualcuno tante volte, mille volte, ti ha ferito, è una cosa saggia che non fidare tanto di quella persona, ok? Sono due cose diverse, però quella c'è un'altra predica. Non significa approvare ciò che ha fatto qualcun altro. Non significa far finta che il male non sia mai avvenuto. Non significa trovare scuse per il cattivo, no. Perché ci sono anche le conseguenze per ogni atto. Ci sono le conseguenze. E ci sono le persone che credono, se
se tu mi hai perdonato, significa che non ci sono le conseguenze. No, no, quello c'è sbagliato. Anche per... ci sono le conseguenze. Non significa giustificare il male affinché il peccato in qualche modo diventi meno peccaminoso. Non significa che dopo tutto ciò potete essere best friends, i migliori amici. Non significa si può andare indietro. E ciò non significa dimenticare il torto che è stato fatto. Non significa fingere di non essere mai stato ferito, non significa che devi ripristinare la relazione come era prima, non significa che dovete diventare di nuovo migliori amici, non significa che deve esserci una riconciliazione totale, come se nulla fosse mai accaduto, non significa che devi dire alla persona che l'hai perdonata, puoi fare anche prima, nel tuo cuore. Il perdono nella sua essenza è una decisione presa interiormente di rifiutarsi di vivere nel passato. È una scelta consapevole quella di liberare gli altri dai loro peccati contro di te in modo che tu possa essere liberato. Non nega il dolore, né cambia il passato, ma rompe il ciclo di amarezza che ti lega alle ferite di ieri. Il perdono ti consente di lasciare andare e andare avanti. E questa storia dimostra che puoi perdonare anche quando le altre persone non confessano nulla. Puoi perdonare senza ripristinare la relazione, puoi perdonare quando l'altra persona non ha fatto nulla per guadagnarsi il perdono, perché il perdono è come la salvezza. È un dono che viene dato gratuitamente. Puoi perdonare e l'altra persona potrebbe non saperlo nemmeno. Puoi perdonare senza dire ti perdono, perché il perdono è una questione di cuore. Un motto, un detto secondo cui vivo è questo del mio mentore che ho avuto all'università. Il perdono, mi ha detto, è la convinzione che la capacità di Dio di trasformare una persona è più grande dell'ostinazione o della confusione di chiunque. È la volontà di credere che le persone possono cambiare. Perché? Perché Dio per primo ci ha cambiato. Quindi il perdono è la convinzione che nonostante quanto lui mi ha ferito, quanto credo che questa persona fa la stessa cosa, non si cambia mai. È la capacità di Dio di trasformare, di credere una persona è più grande del suo peccato. Vi dico una cosa, nel momento in cui smetto io, Mihai, di credere che qualcuno possa cambiare, quando io smetto di credere che qualcuno possa cambiare, anche la persona più difficile che si possa immaginare, anche il più testardo, io o qualsiasi leader cristiano, dobbiamo farci da parte.
Perché l'essenza della nostra fede e della nostra speranza in Cristo è che Cristo può cambiare la vita. Il perdono è la convinzione che la capacità di Dio di trasformare una persona è più grande dell'ostinazione o della confusione di chiunque. È la volontà di credere che le persone possano cambiare perché Dio, per primo, ci ha cambiato. Questo ci riporta a Pietro di nuovo, che aveva le sue domande riguardo al perdono. Matteo 18. Allora Pietro, accostatosi, gli disse: Signore, se un mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte? Gesù gli disse: Io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Gesù gli disse: 70 volte 7, fai i conti nella tua testa, sono 490 volte. Significa, quindi, questo è un sacco di peccato e molto dolore, e questo è un sacco di perdono. Sembra impossibile e decisamente poco pratico, ma è ciò che Gesù disse. Poi, non leggo tutto, ma poi Gesù racconta la storia di un uomo che aveva un grosso debito con il suo capo, che secondo i termini ammonterebbe a qualcosa come 50 milioni di dollari, per dire. In qualche modo aveva contratto questo enorme debito, in qualche modo era riuscito a spendere tutti i soldi. Quando il capo gli chiese i soldi, l'uomo implorò senza vergogna di essere perdonato. Ha anche promesso di restituire i soldi, ma il capo gli ha condonato l'intero debito. Ha appena ripulito la lavagna, poco dopo l'uomo a cui era stato condonato una somma così enorme, vide un tizio che gli doveva un piccolo debito, qualcosa come 100 dollari. Poiché il tizio non poteva pagare, lo fece gettare in prigione. Ma la gente lo venne a sapere e lo disse al capo, che si arrabbiò e fece gettare in prigione il primo uomo per torturarlo finché non avesse ripagato la somma che gli era stato condonato in precedenza. La morale della storia che in Matteo 18 è molto chiaro, molto chiara. Matteo 18, 35 scrive: Così il mio Padre Celeste tratterà ciascuno di voi, a meno che tu non perdoni di cuore al tuo fratello. Queste parole sono per i credenti. Gesù disse: Ciò che è accaduto a quell'uomo accadrà a te se non impari a perdonare. A perdonare e ancora a perdonare. Però, i tormentatori verranno, vi porteranno via e vi torturano di nuovo. Quali aggiustini? Quali aggiustini? I tormentatori nascosti di rabbia e amarezza che divorano le viscere, che succhiano ogni briciola di gioia dalla tua vita, arriveranno. Esistono tre livelli di perdono. Innanzitutto, riscopriamo l'umanità della persona che ci ha ferito. Ciò significa semplicemente che senza sminuire il loro peccato, ammettiamo che sono peccatori proprio come siamo peccatori anche noi. In secondo luogo, rinunciamo al nostro diritto
di pareggiare i conti. Questo è difficile, perché è naturale desiderare che qualcun altro paghi per tutto il dolore che ci ha causato, giusto? Ma alla fine dobbiamo lasciare ogni giudizio nelle mani di un Dio giusto e misericordioso. Poi, terzo, rivediamo i nostri sentimenti verso l'altra persona. Ciò significa rinunciare al nostro odio e lasciare andare la nostra amarezza. In definitiva, significa prendere sul serio Gesù quando disse: amate i vostri nemici. Benedite coloro che vi maledicono. Fate del bene a coloro che vi vogliono male e pregate per coloro che vi trattano con disprezzo e vi hanno feriti. Saprai di aver raggiunto il perdono totale quando sarai in grado di chiedere a Dio di benedire coloro che ti hanno ferito così profondamente. Questo è davvero uno standard elevato, così elevato che senza Dio è impossibile. Tu sei capace a perdonare a livello di cosa è successo in Israele? Sei in grado di perdonare a quel livello di cosa è successo nell'Olocausto? Ecco perché io credo che il perdono sia un miracolo. Il perdono totale non è altro che un miracolo di Dio. Vi do un esempio. Uno dei più grandi esempi di perdono nella mia vita è quella di mia nonna. Da quando sono nato, mia nonna vive con la mia famiglia, vive ancora. Lei e io siamo molto, molto vicini. Quando mia nonna non era ancora adolescente, crebbe in una cittadina rurale nell'Oklahoma durante la Grande Depressione americana. La sua famiglia era estremamente povera. Alla fine, la madre di mia nonna decise che non poteva mantenere due figli. C'era mia nonna e il suo fratello più piccolo. Ha lasciato mia nonna per sopravvivere da sola per strada da bambina. E ha detto a mia nonna, mi piace di più tuo fratello, quindi lo terrò. Buona fortuna a te. Mia nonna ha attraversato l'inferno. Ma nonostante le circostanze, mia nonna ha cresciuto una figlia, mia mamma, ed uno dei più grandi eroi della fede nella mia vita. Mi ricordo benissimo quando mia nonna si è andata al funerale di sua madre e mi disse: Mihai, non mi sono mai sentita libera finché non ho perdonato mia madre. Le ultime parole che mia nonna disse a sua madre prima di morire: ti amo e ti perdono. Una volta mia nonna disse questo, tanti anni dopo essere stata abbandonata e da sola, violentata. Mio nonno disse che era come se potesse respirare di nuovo. Ha detto: adesso sono libera. Sono libera. Mia nonna non si è mai sentita libera finché non ha potuto perdonare. Infine,
Abbiamo l'affermazione più grande e profonda su questo argomento nell'intera Bibbia. L'esempio più bello, puro e alto di perdono. E con questo possiamo, Franca, Gianni, cominciare a distribuire il pane e il vino. Quando fu appeso alla croce, condannato a morte da uomini malvagi pronti per assassinarlo, che produssero testimoni bugiardi per condannarlo, mentre osservava la folla urlante riunita per rallegrare la sua sofferenza, Gesù, il Figlio di Dio, colui che non conosceva peccato, l'unico uomo veramente innocente, che abbia mai camminato su questo pianeta, maledetto dal peccato, nei suoi istanti di morte pronunciò parole che ancora ci fanno tremare. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Quelle 9 parole torturate spazzano via tutte le nostre squallide scuse, rivelano la sterilità del nostro cuore, strappano la copertura della nostra rabbia ingiusta e la mostrano per quello che è. Molti di noi dicono: se solo le persone che mi hanno ferito mostrassero un po' di rimorso, un po' di dolore, allora forse le perdonerei. Ma poiché ciò accade raramente, lo usiamo come scusa per continuare nella nostra amarezza, nella nostra rabbia e nel nostro desiderio di vendicarci. Consideriamo Gesù sulla croce. Nessuno sembrava molto dispiaciuto. Proprio mentre pronunciava quelle parole, la folla rideva. Derideva, applaudiva, schianiva. Quelli che passavano lì lanciavano insulti e lui dice: Padre, perdona loro perché non sanno cosa che fanno. Lo hanno schernito: se tu sei il re di Israele, scendi dalla croce e salva te stesso. Cerchiamo di essere chiari su questo punto. Quando morì, le persone che lo avevano messo a morte erano piuttosto soddisfatte di se stessi. Pilato si lavò le mani di tutta la sordida vicenda. I leader ebrei lo hanno insultato di un odio feroce e irrazionale. Erano felici di vederlo soffrire e morire. Il male era nell'aria quel giorno. E l'amore, tutto l'amore, è stato sulla croce e nelle lacrime di sua mamma. Erano felici di vederlo soffrire e morire. Nessuno ha detto: ho sbagliato, questo è un errore. E lui dice: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Questo è il perdono. Dio ci ha guardato noi che non abbiamo nulla, assolutamente nulla da offrire a Lui. Peccatori, indebitati, Dio ha scelto di perdonarci e ci ha offerto una nuova vita perché sa che possiamo essere liberi
e cambiati, trasformati. Il perdono è libertà. Guarda mia nonna. Per essere liberi dovevamo prima essere perdonati. E se vogliamo essere liberi, dobbiamo liberarci dal peso, questo peso di trattenere le trasgressioni. Siamo chiamati a perdonare gli altri. Non è facile. Ci vuole un miracolo. E guarda, è stato un miracolo. Questo pane, questo vino, questo c'è un miracolo. Siamo perdonati e ci siamo, e noi siamo liberi. Questo è il corpo di Cristo. Quando lui fu crocificato, ci ha guardato e ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno cosa fanno. E con il suo sangue noi siamo liberi. Quindi chiedo con questo: cosa è più difficile per te? Essere perdonato o perdonare qualcun altro?
Lunedì mattina, ore 8, appuntamento settimanale con la chat di preghiera. Il prossimo appuntamento di mercoledì sarà il 19 ottobre su Zoom e ospiteremo Simone Lorenzini che ci racconterà del suo viaggio missionario in Giordania. Giovedì 19 alle ore 21, cellula di preghiera dal centro a casa di Carla Renacci. Tenetevi liberi perché il 29 ottobre ritorna in chiesa la nostra Agape. Il gruppo eventi ci aggiornerà sul programma nelle prossime settimane. Ci saranno giochi per tutti. Sabato 21 ottobre continueremo le lezioni di Pilates in chiesa alle ore 10. Prenotate il vostro posto e invitate i vostri amici. E soprattutto il 21 ottobre è anche il compleanno di Agatha. Yeah! Grazie ragazzi, sono stato bravi, sono stati bravi. Adesso spegniamo la diretta, vi auguro una bella domenica e chi vuole fermarsi per una preghiera insieme con Salvatore, facciamo adesso, ok, dopo te.